Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Footy. Qui Jeff Spock vi parla, benvenuti nella player review di Socrates nella sua versione Icon Moment con 92 di rating. Non so se uscirà prima questa review o prima quella del Baby, ma probabilmente prima questa review. Però poi andatevi a vedere anche la versione Baby. E prima di iniziare questo video, questa review, vorrei che arrivassimo almeno a 50, dai, facciamo 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Vorrei salutare Francesco Matteo Silverio perché ha commentato uno scorso video e mi ha chiesto di salutarlo e io lo faccio ben volentieri. E se anche voi volete essere salutati in un prossimo video, commentate qui sotto scrivendo Giovi salutami, ho condiviso il video, salutami Giovi per favore, e io lo faccio ben volentieri. Socrates o Socrates in questa versione è davvero molto molto interessante e a parer mio uno dei migliori trequartisti che abbia provato in questo foot. Infatti il suo voto a parer mio sarà molto molto elevato. Mi era già piaciuta la versione Baby e questa è stata la sua conferma. Tiro, passaggio, dribbling e anche resistenza sono i pro che gli ho dato. In più le 4 stelle skill e le 5 stelle piede debole. Il piede debole non si sente ragazzi, non si sente perché tira e passa con entrambi i piedi. E appunto il passaggio per me è uno dei suoi punti fermi, è un giocatore che sa passarla bene e le statistiche in carta sono tutte sopra al 90 per quel che riguarda il passaggio. Tira a giro anche molto molto preciso, il tiro in generale è fantastico, anche qui tutto sopra il 90, possiamo ritrovare un 99 long shot e potenza tiro. Ha un tiro dalla distanza, wow, incredibile, un tiro al volo che veramente fa venire giù la porta, è molto molto bello il suo tiro. Quindi se avete un po' di spazio dalla distanza non esitate a tirare. Poi non si fa mancare nemmeno il tiro in aria, ragazzi, in aria state certi, è gol. Ho realizzato davvero tanti tanti gol con lui, davvero tanti per essere un trequartista. Il suo dribbling però ha una piccola pecca, l'equilibrio, purtroppo. Comunque non è più macchinoso come era la sua versione Baby. Ha migliorato l'agilità, ha migliorato tantissimo anche il riflesso e il controllo palla era già magistrale e il dribbling puro davvero molto molto interessante. La freddezza è davvero interessante, se uno lo marca lui non tenderà a far tantissimi errori, forse 1 su 10, ma ci può stare ragazzi. È un giocatore che sa correre sempre, che si stanca pochissimo e che non vuole mai uscire dal campo, vuole restare sempre in campo. Il suo colpo di testa in generale è buono per essere un trequartista, ma non è secondo me il suo punto più eclatante. Forza interessante, ma non un pro. Velocità buona. Come alternativa vi dico De Bruyne, tra le icon Ronaldinho 91, nella nazione vi dico una card speciale, ovvero il Talisca Carnival, dello stesso livello Seedorf 92. Volevo farvi un confronto con De Bruyne base Seedorf 92. Allora, Socrates ha un prezzo elevatissimo, 2.700.000 crediti, ma rispetto a Seedorf ha 5 stelle skill. Le in-game stats però sono a favore dell'olandese, perché è più completo sinceramente. Ma Socrates è davvero interessante. Ragazzi, tra i due non saprei sinceramente chi scegliere. Se dovessi vedere il prezzo, allora sceglierei Seedorf. Ma se non avessi budget, se sceglierei forse, non forse, con molta probabilità, Socrates. Come stile intesa vi consiglio però di aumentargli la velocità e il fisico. Come indice di ibridabilità ovviamente 5. È un giocatore da Weekend League? Assolutamente sì, l'ho provato in Weekend League ed è lì che mi ha realizzato tutti quei gol. Anche 2 o 3 in Division Rivals, quindi va benissimo dappertutto. Ed il mio voto per questa card è un 9.5. Allora ci sono delle cose che vorrei migliorare, tipo le 4 stelle skill al posto di 4, 5, perché il suo dribbling è davvero interessante. Gli migliorerei l'equilibrio e un filino la velocità, ragazzi, e gli avrei messo un 10 pieno. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, qui Giovi Spò, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!